Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare l'amministrazione comunale per aver ospitato la nazionale di calcio sordi proprio qui nella città di Mazara del Vallo. Attraverso questa manifestazione sicuramente abbiamo sicuramente promosso la nostra città e siamo stati molto vicini al sociale. Proprio oggi, che è 2 aprile, è la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Nonostante viviamo in un contesto sociale che ancora ad oggi non è pronto e si fa fatica ad accogliere la disabilità intesa come diversità, noi in qualità di consiglio comunale e in qualità di amministrazione stiamo dando visibilità a chi è stato meno fortunato di noi. Detto questo, mi sembrava doveroso aprire una piccola parentesi o una grande parentesi su un'interrogazione che io avevo posto all'amministrazione comunale per quanto riguarda il chiarimento sull'attivazione sulla figura specialistica dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, e devo dire che l'amministrazione comunale è stata conseguenziale all'interrogazione, come ha fatto quello l'anno scorso sull'assistente igienico-sanitario, si è mossa tempestivamente e proprio grazie al grande lavoro che ha svolto la quinta commissione consigliare, che qualcuno ogni tanto magari etichetta come quasi un nulla facente, ma io posso garantire che la quinta commissione si sta impegnando nell'interesse comunque di dare questa figura insieme all'amministrazione comunale, insieme all'assessore alla pubblica istruzione e all'assessore alla società sociale. Stiamo cercando di individuare il modo come garantire questa figura a questi disabili. È vero, siamo stati proprio giorno 31 marzo, abbiamo avuto una riunione presso il Palazzo della Legalità che ha indetto gli assessori, sia l'assessore Spagnolo che l'assessore Monteleone, e ha invitato anche la quinta commissione insieme al dirigente Gabriella Marascia. È giusto farla un po' la cronostoria perché dobbiamo fare chiarezza, perché queste sono le risposte concrete. Noi lavoriamo nell'immediato. Io devo ringraziare la quinta commissione, il presidente Ngargiola, per avermi delegato e presenziare comunque a questa riunione. Ci sono stati anche le associazioni di categoria e i dirigenti scolastici. Da lì comunque si sono prese diciamo, alcune iniziative, come quella di realizzare un protocollo di intesa che tra i dirigenti scolastici, tra l'amministrazione comunale e anche diciamo, l'ente di formazione che ci fornisce, appunto, dico che ci fornisce gratuitamente attraverso un tirocinio delle figure che si devono specializzare, però sono persone seguite che già hanno fatto una parte teorica, devono fare solo una parte pratica, sono seguite dai tutor e dagli insegnanti, quindi in attesa poi di valutazione, quindi hanno tutto l'interesse nel svolgere quel ruolo, diciamo idoneamente, l'interesse di garantire gli studi a questi ragazzi che hanno bisogno sia dell'autonomia che della comunicazione. Però un problema c'è e nasce. Io ho detto pure allora all'amministrazione comunale, intanto che il 18 aprile va a scadere l'assistente igienico-sanitario. L'amministrazione insieme al dirigente Marascia hanno trovato una soluzione anche su input della quinta commissione consiliare, che proprio sabato scorso ci siamo riuniti e abbiamo trovato una soluzione. Si devono trovare solo le somme. Sappiamo che la signora Gabriella Marascia ha trovato le somme e questo servizio igienico-sanitario sarà garantito fino a fine anno. Detto questo, io adesso mi rivolgo un po' alla politica mazzarese, parlo di amministrazione e parlo anche di consiglieri comunali. Per quanto riguarda avere alcuni chiarimenti sul disegno di legge dell'ARSE sull'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e al linguaggio. Sappiamo tutti che esiste la legge vigente, quella del 31.398 numero 112, dove comunque dava delle responsabilità ai comuni per quanto riguarda l'istruzione diciamo, dei gradi inferiori della scuola. Invece per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, diciamo che chi se ne deve occupare materialmente sono le province, in questo caso i consorsi. Eppure è vero che la legge regionale del 24 marzo 2014, che ha soppresso le province, diciamo che ha creato questi liberi consorsi. Adesso, soprattutto alla luce di un'interpretazione di disegno di legge dell'ARS degli articoli 27, 30 e 31, farebbe presumere l'assegnazione del servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione ad altro ente non specificatamente individuato, violando palesemente la legge 104
norma di riferimento della tutela dei diritti dei soggetti disabili aventi rilevanza costituzionale. Io adesso chiedo ai consiglieri comunali, quindi alle parti politiche, non parlo solo dei Fratelli d'Italia o del PSI o del PD, chiedo a tutti i politici che siamo qui dentro, perché siamo politici, all'amministrazione comunale. Cerchiamo di avere dei chiarimenti in merito, perché già si fa fatica con il bilancio a ricoprire certe figure. Significherebbe per il prossimo bilancio uscire delle somme inaspettate, perché forse c'è la possibilità economica, perché c'è la possibilità che la Regione Sicilia individui anche l'ente comune come ricoprire quel ruolo, diciamo, alle scuole secondarie e superiori. Per adesso se ne occupa la provincia. Già noi abbiamo fatica a ricoprire questo che ci ha ammazzato il Vallo. Infatti, tra l'altro, io avevo proposto proprio in quella riunione all'assessore se era possibile fare un bando di gara unico per il prossimo anno per ricoprire sia l'assistenza igienico-sanitario sia l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. E diciamo che in comune accordo ci si stiamo muovendo in maniera sinergica per trovare questa soluzione, e credo che non ci siano problemi, anzi snellisce tutta la burocrazia. Però è pure vero che per l'elaborazione di questo testo di legge bisogna fare dei chiarimenti a questi contenuti, perché io parto sempre dal presupposto: va bene il sociale, io sono prima di tutto che mi batto, ma è pure vero che dobbiamo fare dei conti con dei bilanci comunali. Io dico che la Regione Sicilia ci deve spiegare a quale ente, perché se le toglie alla provincia significa che le dà o la Regione e i comuni. Io dico che i comuni si trovano veramente in serie difficoltà, quindi invito tutta la politica a fare anche un'interrogazione all'ARS regionale, lo possiamo fare benissimo, tutte le forze politiche, per chiedere dei chiarimenti su questa legge, perché sono convinto che noi per il bilancio che abbiamo non ci possiamo occupare anche, diciamo, di quest'altro sforzo. Già stiamo avendo enormi sforzi, adesso ci troveremo a approvare il bilancio, non so se magari l'amministrazione sta lavorando in merito a queste somme, sono convinto che lo farà, anche perché è volontà di tutti i consiglieri comunali, trovare delle somme che possa garantire questo servizio, che tra l'altro dico sempre è un servizio che bisogna garantire per legge, però è pure vero che la Regione non ci può comunque accaparrare di certe situazioni che noi magari non siamo in grado economicamente da gestire. Grazie. Un'altra cosa, chiedo scusa Presidente, volevo parlare con il Vice Sindaco Bonanno. Io per quanto riguarda una cosa che gli avevo segnalato per Piazza Macello, lì c'è sempre un fatto sociale, c'è una stella tra l'altro amministrazione intitolato a Denise Pepitone. Non capisco come mai magicamente qualche giorno le luci sono spente, qualche giorno si riaccendono, io non lo so come mai, se magari si può fare carico anche con il signor Ferrara e vedere se possiamo risolvere questo problema, perché comunque si tratta di fatto sociale. Grazie.